Lo sapete cosa vi dico? Che cosa? Mannaggia Gesù, Gennari, portate a mandare la maroni per me. Ieri sera, sabato 13 luglio, presso il Parco Madonnella di San Cipriano Picentino è cominciata la seconda edizione della Festa della Madonna del Carmine. Allora, la Festa della Madonna del Carmine è un'antica tradizione sancipranese. Diciamo che il culto alla Madonna del Carmine nasce intorno al 1895 in seguito a un miracolo avvenuto a un concittadino Giuseppe Cioffi, di nome Giuseppe Cioffi, che sognò una signora che gli diceva di andare in una casa abbandonata che stava qui vicino e di prendere questa immagine della Madonna che si conservava sotto i ruderi. Per due volte andò la moglie perché lui era malato e successivamente quando si recò sul posto trovò questa icona di ceramica di una Madonna che venne identificata come la Madonna del Carmine. Successivamente nel 1930 fu costruita questa piccola chiesetta e diciamo che da lì la devozione colpì l'animo dei sancipranesi che iniziarono a fare successivamente la Fiera del Carmelo. Questa festa fu, diciamo, non fu fatta per diversi anni e adesso dobbiamo ringraziare il nostro parroco Don Sergio che diciamo, ha rimesso in mezzo diciamo, questa tradizione che era molto sentita ma che è attualmente sentita dai sancipranesi. Dopo la Santa Messa, il momento di festa comunitario ha visto protagonisti della serata la compagnia teatrale Attori allo sbaraglio, in scena con Pensione o Mare Chiaro, una divertentissima commedia di Valerio Di Piramo. Sto per sentirmi male, Mario. Calmati, calma, calmati. State tranquilli, signore, voi avete fatto la faccia di anco, pari da maroni con me. Signore, sono sentiti, vi accomodato. Non mi tocchi, hai capito? Non mi tocchi, altrimenti chiamo la polizia. E poi la Madonna di Pompei non è bianca, è nera. No, voglio bene, signore, la Madonna di Pompei è bianca, la Madonna di Loreto è nera, signore. Signore, io di Madonna me ne intendo. Siamo contenti di questa prima. La pioggia non vi ha fermato, le impressioni sono positive. Allora, la regista è stata molto umile, come sempre, nel suo essere. È andata benissimo, tenendo presente che noi siamo persone che facciamo tutt'altro nella vita, che semmai qualcuno di noi ha recitato da ragazzi. Ce l'abbiamo fatta grazie all'impegno di tutti, grazie alla direzione maestrale di Margherita, che è veramente unica in questo. E poi siamo stati una bella squadra, questa è la verità, tutti diciamo uniti e nessuno di noi ha cercato di primeggiare. Le parti che il regista ha dato noi le abbiamo accettate senza veramente battere ciglio. La capacità di Margherita è stata quella di inquadrare perfettamente il personaggio di ognuno di noi, non so come abbia fatto, però poi i risultati si sono visti. Spero che abbiamo divertito le persone, noi siamo state bene diciamo sia durante la recitazione anche prima, anzi forse prima ancora meglio perché ci sono stati dei fuori onda simpaticissimi. Spero che ci saranno altre edizioni di queste, altre occasioni, se ci verranno date. Certo, la popolazione, tenendo conto diciamo, del cattivo tempo, la popolazione potrebbe rispondere di più, però noi non demordiamo. Si può fare qualcosa insieme, si può fare qualcosa soprattutto per la comunità, quindi grazie a ciascuno di loro, grazie anche al grande sacrificio che hanno fatto perché hanno tolto tempo alla famiglia, al lavoro, allo svago per fare qualcosa per la collettività e il risultato è quello che si può vedere, quindi davvero contentissimo.